Sì, abbiamo stamattina presentato il nuovo comandante, il dottor Alberto Messerini, che entrerà di fatto il contratto, partirà dal 1° novembre, è già un interno, già con il corpo dei vigili urbani di Pisa dallo scorso anno, quindi sono 14 mesi che già lavora in città, che conosce le problematiche, conosce il litorale, il centro storico, i fenomeni dell'abusivismo, tutte quelle problematiche che la nostra città combatte ormai da anni. Credo che la scelta, c'erano 45 domande, 26 ritenuti idonei, gli uffici avevano predisposto una serie di dossier, chiamiamoli così, su ogni singolo candidato. Credo che questa sia una scelta anche in continuità che possa dare anche al corpo dei vigili urbani una sorta di linea guida in una riorganizzazione anche di tutti i suoi appendici, perché non ci dobbiamo dimenticare che su 600 dipendenti comunali circa 140 sono vigili urbani. Oggi siamo qui per la nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale, il dottor Alberto Messerini. Diciamo che dopo un periodo di vacanze dovuto anche all'emergenza sanitaria finalmente è stato nominato il nuovo comandante. Devo dire che la scelta operata dal sindaco mi ha trovato pienamente concorde. Il dottor Messerini è da 14 mesi che svolge il ruolo di vicecomandante nell'ambito del nostro corpo di polizia municipale e diciamo che in questo periodo abbiamo veramente lavorato insieme con grande collaborazione e sinergia e ho potuto apprezzare quelle che sono le competenze e professionalità dello stesso. Devo dire che il dottor Messerini, al di là del fatto che è toscano e pisano di origine, ha comunque preso cognizione e consapevolezza in questi 14 mesi di quelle che sono le problematiche della nostra città e delle esigenze del corpo, per cui ritengo che sicuramente saprà svolgere in modo ottimale questo nuovo ruolo. Allora, io sono molto onorato di aver ricevuto questo incarico dal sindaco come comandante del Corpo di Polizia Municipale della città di Pisa, perché rappresenta il coronamento di quella che è la mia carriera all'interno della Polizia Municipale. Io ho iniziato come agente di Polizia Municipale circa 28 anni fa al Comune di Fucecchio, poi ho seguito una serie di concorsi interni per cui sono arrivato al ruolo di ufficiale vicecomandante qui a Pisa e ora comandante, quindi da questo punto di vista sicuramente non posso essere che orgoglioso di questo incarico. È un incarico che so molto importante, di responsabilità, di difficoltà, non lo nascondo, perché fondamentalmente conosco bene Pisa. Io sono nativo della provincia di Pisa, ma la città di Pisa è sempre stata la mia città di adozione, non solo perché ho studiato all'Università di Pisa, ma proprio perché Pisa io l'ho sempre frequentata per tutta una serie di motivi. E quindi lavorare in questo tessuto sociale, lavorare in questa città, lavorare per questa città è una sfida che io ho accettato ben volentieri, con la consapevolezza di tutte le difficoltà che mi si porranno di fronte da ora in poi. Il corpo della Polizia Municipale della città di Pisa è un corpo numeroso, è un corpo formato da professionisti motivati, professionalizzati, gente molto disponibile, gente che sta vivendo l'evoluzione della figura del poliziotto municipale, che è sempre meno vigile urbano e sempre più un attore consapevole di quella che è la sicurezza delle nostre città. Noi a Pisa, da questo punto di vista, siamo dei precursori rispetto ad altre realtà, non solo della Toscana, ma anche di altre regioni.